Pronti al brillamento? 3, 2, 1, brillamento! Le operazioni di disinnesco della bomba da 500 libre contenente 130 kg di tritolo si sono concluse alle ore 17:30 di ieri. L'ordigno fu ritrovato martedì nei pressi della stazione di Cesi ed è stato fatto brillare con delle cariche esplosive, dopo essere stato interrato all'interno della cava San Pellegrino a Narni. Tutte le operazioni si sono svolte regolarmente, è stato quindi revocato il divieto di sorvolo dell'area e si è proceduto allo scioglimento del centro coordinamento soccorso insediato in prefettura. Le operazioni coordinate dalla prefettura di Terni sono iniziate alle ore 6 con lo sgombero di un'area di 1800 metri di raggio dal punto di rinvenimento del residuato, che ha comportato l'evacuazione di circa 12.000 residenti. Dopo la fase di evacuazione, il team artificieri dell'esercito ha iniziato alle ore 12:30 circa l'intervento di disinnesco per la rimozione delle spolette. In circa un'ora gli artificieri hanno rimosso entrambi i congegni meccanici in modo da permettere successivo trasporto in cava dell'ordigno. Già nel primo pomeriggio, dopo il despollettamento della bomba, gli oltre 11.300 cittadini evacuati dall'area di ritrovamento della bomba avevano potuto fare ritorno nelle loro case.